Con le mappe di Giga oggi vi portiamo alla scoperta di Sirmione e del suo splendido castello proprio sulle rive del lago di Garda. Con noi abbiamo la dottoressa Silvia Zanzani, direttore del castello di Sirmione. Dunque, dottoressa, ci parli di questo splendido castello proprio sulle rive del lago di Garda? Allora, questo è un castello di origine medievale, trecentesca, è stato realizzato per conto della famiglia della Scala che governava la città di Verona. In effetti oggi è uno dei più importanti monumenti lombardi, ma in origine apparteneva territorialmente al Veneto e è rimasto al Veneto per più secoli. Infatti, poco più di una cinquantina d'anni dalla sua realizzazione, gli Scaligeri hanno ceduto il posto ai Visconti e poi per diversi secoli a Venezia, che ha dominato anche queste terre. La particolarità di questo castello su questo splendido lago. Allora, questo castello è particolare perché è tra i pochi che si sono mantenuti completamente intatti, senza modifiche. La struttura è quella, di un castello a scopo militare, esattamente come si utilizzava nel Medioevo, quindi per le armi da lancio, quindi non ancora per la polvere da sparo. Dai veneziani non è più stato utilizzato a scopo difensivo e quindi non ha subito modifiche. La seconda particolarità è la presenza della Darsena, che è un piccolo porto fortificato sul lago, e da studi estremamente recenti si è capita che questa è una delle pochissime darsene e porti medievali dell'intero bacino del Mediterraneo arrivati a noi praticamente intatti. Sempre sul lago di Garda c'è un altro castello sulla sponda veronese di fronte al nostro, il castello di Lazzise, voluto a sua volta dagli Scaligeri, che ha una darsena, ma attualmente è trasformata in giardino. E poi non è un museo, è un bene di proprietà privata e quindi non è visitabile. Le parti più significative del castello. Allora, sicuramente la darsena che state vedendo è che è magica anche perché i colori del lago che cambiano nel corso della giornata e delle stagioni la rendono unica. E poi il mastio che vedete alle mie spalle, la torre più alta che offre dei bellissimi scorci sia sul castello che sul lago che sulla penisola di Sirmione, che è definita la perla del Garda proprio perché è paesaggisticamente in un punto eccezionale. Dottoressa, ogni castello o quasi ha una sua leggenda, quella del castello di Sirmione. Allora, ve ne posso raccontare due, una vera e una senza fondamento storico. Allora, la più divertente è quella senza fondamento storico, che ovviamente richiede la presenza di fantasmi. Si è diffusa in epoca molto recente, cercando su internet si vede e racconta che qui un castellano di nome Bengardo ha avuto sua moglie uccisa da un visitatore a cui ha dato asilo in una notte di tempesta e ovviamente i tre fantasmi popolano ancora il castello. Su questa leggenda si è lavorato ultimamente perché il museo è entrato in un progetto del Ministero dei Beni Culturali che ha fatto dedicare ai principali musei italiani dei fumetti, dai più famosi fumettisti italiani, e sul castello noi abbiamo avuto la grandissima fortuna di avere un fumetto realizzato da Altan, che è proprio partito da questo spunto. La leggenda, che invece non è leggenda, ma che io trovo estremamente deliziosa da raccontare, è che nel 400 Isabella d'Este, Marchesa Gonzaga, una delle donne più famose e colte del Rinascimento, per una decina d'anni è stata signora anche di questo castello. Lei non amava una struttura militare e proprio qui nella Darsena, nella torre che abbiamo di fronte, le sarebbe piaciuto realizzare il suo studiolo privato perché ha una vista incredibile sulla penisola, sulle acque, sul Monte Baldo. Eh,
Del castello si possono visitare i cortili, il cortile centrale che era l'antica piazza d'armi dove i soldati facevano le loro esercitazioni militari, i due cortili secondari, perché questo castello ha una struttura per cortili concentrici, i camminamenti di ronda su cui i soldati appunto si muovevano per controllare il territorio, perché quello che una volta era uno spazio destinato appunto a un uso militare, adesso è diventato un meraviglioso balcone, un meraviglioso punto panoramico affacciato su Sirmione, sul lago di Garda e dall'alto sul castello stesso. Dottoressa Zanzani, noi delle mappe di Giga però visiteremo altri monumenti che fanno parte sempre del circuito dei castelli della Lombardia, definiamoli così. Ecco, quali sono un po' in generale tutti i monumenti che possiamo e che si possono visitare? Allora, il Castello Scaligero fa parte di una carta musei lombarda che ha validità annuale, che consente di entrare non solo nella quasi totalità dei musei gestiti dallo Stato in Lombardia, ma anche in molti musei gestiti dai comuni, quindi da enti locali. Il nostro castello inoltre appartiene a un secondo circuito, che è quello dei 12 musei statali in questo caso, gestiti dal Ministero per i Beni Culturali in Lombardia attraverso la Direzione Regionale Musei, e saremo lieti di ospitare le mappe di Giga anche in altri nostri siti. In alcuni casi sono palazzi come Ateglio in Valtellina, Palazzo Bessa, ma sicuramente qui a Sirmione sul Garda ci sono altri due musei, di cui uno conosciuto a livello internazionale, sempre qui a Sirmione, le Grotte di Catullo, che è un sito archeologico, sono i resti di una delle più importanti ville romane imperiali, la più importante del nord Italia, anche se ne abbiamo una seconda, la Villa Romana ad Esenzano, comunque musei aperti al pubblico in cui, se vorrete venire, vi aspettiamo più che volentieri. Grazie, certamente con le mappe di Giga vi seguiremo un po' in tutti gli itinerari.